In questo video vedremo come eseguire un esame neurologico. L'esame neurologico fondamentalmente si può suddividere in due parti: una prima parte in cui vedremo i nervi cranici e come questi si esaminano, e una seconda parte vedremo invece come esaminare la forza, la sensibilità, la coordinazione e i riflessi. Quindi cominciamo con i nervi cranici. Vorrei ricordarvi che i nervi cranici sono 12, vengono numerati dal numero 1 al numero 12 e sono anche distribuiti in maniera cranio-caudale, quindi il numero 1 è quello che si trova più in alto, il dodicesimo quello che si trova più in basso sulla rappresentazione della faccia. Il primo nervo cranico è il nervo olfattivo, nell'uomo non viene quasi mai esaminato perché ha poca importanza rispetto per esempio agli animali come ai cani e se c'è bisogno però di esaminarlo è possibile farlo con odori forti come per esempio l'odore di caffè, l'odore di vaniglia e va fatto esaminando una narice per volta. Cominciamo quindi a esaminare il secondo nervo cranico che è il nervo ottico. Per esaminarlo ci si pone di fronte alla paziente, si mettono le mani dell'esaminatore ai lati del campo visivo e si chiede a Manuela se vede o no i movimenti delle mani. Prendo i movimenti delle mie mani. Destra, destra, sinistra, sinistra, entrambe. Benissimo. In questo modo noi siamo riusciti ad esaminare in maniera grossolana tutto il campo visivo di Emanuela e quindi siamo riusciti a capire se ci sono o meno dei deficit campimetrici che possono essere emianopsie oppure quadrantopsie. Si passa poi al terzo, quarto e sesto nervo cranico, si salta momentaneamente il quinto, perché il quinto è il trigemino ed è responsabile della sensibilità della faccia, mentre il terzo, il quarto e il sesto sono responsabili della motilità intrinseca ed estrinseca oculare. Per esaminare questi nervi cranici ci si mette sempre di fronte ad Emanuela. Chiedo a Emanuela di seguire il mio dito. Spostiamoci lateralmente, 1, 2, Uno, dall'altra parte, 1, 2, su in alto, 1, 2, giù in basso, e adesso seguilo, 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 bravissima. Ora chiedo a Emanuela di seguire sempre il mio dito spostandomi lateralmente e fermandomi un po' lateralmente perché voglio vedere se compare o meno un nistagmo, dove per nistagmo si intende un movimento oculare caratterizzato da una fase rapida e una fase lenta a tipo scossa. In questo caso non c'è. Per esaminare invece la motilità intrinseca oculare ci serve una lucetta e vediamo come il riflesso pupillare sia presente o assente. Nel caso di Manuela, che è ovviamente una persona sana e normale, sarà presente, si illumina la pupilla di un occhio e si assiste a quello che è il riflesso fotomotore, cioè la contrazione della pupilla che è sia diretto, cioè nell'occhio stimolato, che consensuale, cioè nell'occhio non stimolato. Faccio la stessa cosa dall'altra parte e vedo la contrazione della pupilla sia nell'occhio stimolato che nell'occhio non stimolato. Detto questo, passiamo invece a esaminare il quinto paio di nervi cranici, che è il trigemino. Il trigemino è un nervo particolare perché ha una enorme componente sensitiva che ci permette di avere la sensibilità termodolorifica e tattile di tutta la faccia e una piccola componente motoria. La componente motoria però è molto importante perché innerva i muscoli masticatori. Come è possibile esaminarla? Molto facilmente si chiede ad Emanuela di masticare mentre si pongono le mani sui muscoli masticatori, quindi sul muscolo temporale che si sente contrarre sotto le mani e brava, sui muscoli masseteri. In questo caso si sente proprio la contrazione di questi muscoli. Grazie. Per quanto riguarda invece la componente sensitiva del trigemino, questa è possibile esaminarla semplicemente chiedendo alla paziente se sente o meno il tocco delle mani. Per esempio, Manuela, senti se ti tocco qui e qui? Sì. È uguale destra e sinistra? Qui Sì. e qui è uguale destra e sinistra? Sì. Qui e qui è uguale? Sì. Allora, ho fatto questi tre movimenti, ho toccato in queste tre zone differenti del viso perché il nervo trigemino è un nervo che ha tre branche, che è una branca superiore, media ed inferiore, e vanno esaminate tutte e tre. Un'altra cosa che va fatta sempre è cercare di andare ad esaminare non solo la componente tattile, ma anche la componente dolorifica. Questo è possibile farlo semplicemente con un piccolo ago e si chiede delicatamente alla paziente se sente o meno pungere. Lo senti? Sì. Ok, Sì. è uguale da tutte le parti? Brava, benissimo. Ora passiamo invece al sesto
settimo nervo cranico, il sesto lo avevamo già visto prima parlando dei nervi oculomotori. Il settimo nervo cranico, anche questo è un nervo molto importante, è il nervo facciale che va ad innervare tutta la muscolatura mimica del volto. È possibile esaminarlo semplicemente chiedendo alla paziente, quindi ad Emanuele, di fare alcuni movimenti. Per esempio, Emanuela, guarda in alto, fai le rughe sulla fronte, bravissima, e si sente la contrazione del muscolo. Chiudi gli occhi molto forte, 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 di più, non te li far aprire. Bravissima, quindi in questo modo si vede se l'orbicolare ha una contrazione buona, si chiede poi a Emanuela di fare un bel sorriso. Tira forte, forte, bravissima. E si vede se c'è simmetria o asimmetria nella contrazione dei muscoli facciali. Un appunto sul nervo facciale. Il nervo facciale, al contrario del trigemino, ha una piccola componente sensitiva e una grande componente motoria. La componente sensitiva va ad innervare la cute del padiglione auricolare. Questo è importante ricordarlo perché esistono alcune patologie, per esempio l'infezione erpetica del nervo facciale, che dà poi una paralisi di quest'ultimo, che è facilmente identificabile quando compaiono delle vescicole all'interno dell'orecchio. Quindi dobbiamo ricordarci questo aspetto. Passiamo all'ottavo nervo cranico. L'ottavo nervo cranico è il nervo statoacustico, che è possibile esaminarlo in diversi modi. Come prima cosa dobbiamo ricordarci che l'essere umano è in grado di sentire la voce bisbigliata in genere a 5-6 metri di distanza, quindi questo ci può dare un'idea se il paziente sente o meno bene. È possibile anche fare delle prove molto semplici, ma ovviamente poi per una valutazione più approfondita c'è bisogno dell'audiometria e quindi passare la palla ai colleghi otorini. Una prova molto semplice è con il diapason, si mette il diapason al centro della testa, se non vi è differenza nella sensibilità uditiva a destra e a sinistra, Manuela dovrebbe sentire il rumore al centro della testa, Sì, giusto? sentito. Benissimo. Un'altra prova che possiamo fare invece è vedere la trasmissione ossea del suono del diapason, quindi ponendo il diapason sulla mastoide, la senti? Quando Manuela non sente più la trasmissione ossea, spostando il diapason vicino all'orecchio, dovrebbe sentire ancora il suono. Sì. Perché? Perché la trasmissione aerea è molto più efficiente della trasmissione ossea. Questo ci dà un'idea vaga, non proprio precisa, però della sua sensibilità uditiva. Per quanto riguarda invece la componente vestibolare dell'ottavo nervo cranico, questo è possibile esaminarla facendo alzare un attimino Manuela. Ok. Chiede a Manuela di unire bene i piedi, braccia stese lungo il corpo. Quando ti senti pronta, chiudi gli occhi. Questa è la prova di Romberg. Piccole oscillazioni sono normali. Se ci troviamo di fronte a un deficit della componente vestibolare, possiamo assistere o a una lateropulsione oppure una retropulsione che porta il paziente fino a cadere a terra. Possiamo fare un'altra prova. Emanuela, stendi le braccia davanti a te, indici in fuori. Questa si chiama prova degli indici. In caso di un, chiudi gli occhi, di un deficit della componente vestibolare, possiamo assistere a una deviazione degli indici che è riproducibile sempre uguale, quindi se io lo chiedo di rifarlo Emanuela, gli indici si sposteranno sempre nella stessa direzione. Ci rimettiamo seduti. Passiamo adesso ad esaminare il nono, decimo e undicesimo nervo cranico. Questi nervi cranici si esaminano tutti insieme. Passiamo a vedere quindi il primo, che è il nono, cioè il glossofaringeo. Il decimo è il vago e poi c'è l'accessorio. Il glossofaringeo si esamina chiedendo ad Emanuela di aprire bene la bocca e pronunciare la lettera A. A. No, secca, bravissima. A, A. 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 Ecco. Allora, in questo modo si vede il sollevamento del palato molle che normalmente è un sollevamento sincrono e bilaterale. Se vi è un deficit di questo nervo cranico, si assiste a quello che si chiama segno della tendina, cioè metà palato molle si solleva, l'altro invece rimane fisso. Poi si chiede a Emanuela di pronunciare tre parole che sono territorio, Territorio. extraterritorio, Extraterritorio. extraterritorialità. Extraterritorialità. Ok, benissimo. Questo ci fa capire se è presente o meno una disartria. Perché un'alterazione nella pronuncia di queste tre parole ci fa capire che questi
nervi cranici possono essere compromessi oppure vi è un'alterazione di tipo centrale che non permette alla paziente di esprimersi bene. E poi passiamo invece alla valutazione della deglutizione. In questo caso chiederemo semplicemente a Manuela se manda giù bene la saliva, manda giù bene i cibi solidi, anche liquidi, quindi va tutto bene. Vediamo come si esamina l'undicesimo nervo cranico che va ad innervare lo sternocleidomastoideo e il trapezio. Per esaminare questo nervo chiedo a Emanuela di spostare la testa contro la mia mano, forte, benissimo, dall'altra parte, forte, e infine di sollevare entrambe le spalle. Bravissima. Passiamo ad esaminare l'ultimo nervo cranico, che è il dodicesimo nervo cranico, e chiedo a Emanuela di aprire prima la bocca. Si vede se la lingua in sede è simmetrica. Poi chiedo a Emanuela di protrudere la lingua e spostarla a destra e a sinistra. Perfetto. Passiamo ora ad esaminare la forza muscolare. Chiedo ad Emanuela di stendere le braccia davanti a sé, occhi chiusi, dita ben allargate, rimane così. Questa si chiama test di Ningazzini. In caso di un deficit muscolare di forza, assisteremo a una caduta di uno dei due arti. Subito dopo questo test si passa al test della pronazione. Chiedo a Emanuela di girare il più possibile, bravissima, gli arti superiori con le palme delle mani in alto, come se portassi un vassoio pieno di bicchieri, Manuela, che non si devono rompere, occhi chiusi, rimani così. In questo caso un deficit di forza si tramuta in una pronazione. Infine, il segno della mano cava, chiede a Manuela di mettersi così, allargare benissimo le mani, allarga di più, più che puoi, occhi chiusi. In questo caso il test della mano cava, in caso di deficit di forza, si tramuta in una riduzione della forza in uno dei due arti superiori. Brava. Ora passiamo ad esaminare invece la forza agli arti inferiori. Chiede a Manuela di stendersi sul lettino. Vediamo adesso la forza agli arti inferiori. Manuela, metti anche l'altra gamba, esatto, così. Questo è il test di Ningazzini agli arti inferiori. Normalmente gli arti rimangono simmetrici e paralleli. Se vi è un deficit di forza si assiste alla caduta di uno dei due arti. Se per favore ti puoi mettere a pancia in sotto, facciamo il test di Barré, che consiste nel fare un attimo stancare la paziente facendo questo movimento su e giù, su e giù, su e giù. Dopodiché stop e si mettono gli arti in questa posizione. Normalmente anche qui rimangono paralleli e simmetrici. Se vi è un deficit di forza si assiste alla caduta di uno dei due arti. Va bene. Manuela, se per favore ti puoi rimettere seduta. Adesso andiamo a valutare il tono muscolare. Chiedo a Manuela di stare più rilassata possibile e in questo modo io vado a valutare quello che è il tono muscolare, mettendo il dito, il mio pollice sull'attaccatura del muscolo bicipite. Ne posso sentire la contrazione, posso sentire quello che è il suo tono, che in questo momento ovviamente è molto molto sciolto, non vi è un'ipertonia muscolare. La stessa cosa lo faccio dall'altra parte, molto molto sciolta, bravissima, e va bene. Se ti puoi sdraiare di nuovo un momentino, vediamo il tono agli arti inferiori. Ok, che è la stessa cosa, molto molto sciolto, molto molto sciolto, bravissimo. Se ti rialzi un attimino, facciamo ginnastica con Manuela, passiamo a vedere invece quella che è la sensibilità. Per quanto riguarda la sensibilità, noi oggi valuteremo la sensibilità tattile discriminativa e propriocettiva e quella dolorifica. La componente termica, che si associa spesso a quella dolorifica, non la valutiamo semplicemente per un problema di praticità. Allora, chiede Manuela di chiudere un attimo gli occhi. Senti che ti tocco? Sì. È uguale destra e sinistra? Sì. Ti tocco? Sì. Dove? A sinistra. Ora? Destra. Ora? Tutte e due. Lo senti che striscio? Sì. Verso l'alto, verso il basso? Sì. Benissimo. La stessa cosa facciamo con un aghetto. Chiedo ad Emanuela di sentire se la pungo. Sì. O se la tocco. Che faccio? Stai toccando. Bravissima, dall'altra parte? Usi l'ago. Bravissima, adesso? Tatto. Va bene. Sempre rimanendo seduta, andiamo a valutare quello che è il senso di posizione. Quindi chiedo ad Emanuela di stringere la mano a pugno, tirare su il pollice, chiudere gli occhi
e con l'altra mano afferrarsi il pollice. Brava, metti giù questa mano. Brava, adesso riprenditi il tuo pollice. Bravissima, giù la mano. Questo serve a valutare il senso di posizione nello spazio. Prendi il pollice. Bravissima, dall'altra parte facciamo esattamente la stessa cosa. Prendi il pollice, giù la mano, prendi il pollice, giù la mano, prendi il pollice, giù la mano. Benissimo, come ultima cosa andiamo a valutare quella che è la sensibilità vibratoria, chiedendo a Emanuela di dirmi se sente o meno vibrare il diapason. Lo Sì, sento la senti? vibrazione. Ovviamente poi nei pazienti, ok, Si sente? facciamo anche una prova un po' più ingannevole, cioè io chiedo ad Emanuela se sente o meno il diapason, però poi lo fermo e chiedo al paziente vibra o non vibra? Perfetto. Non vibra. Ci stendiamo e facciamo le stesse cose agli arti inferiori. Quindi chiedo a Emanuela di dirmi se sente che la tocco. Sì. Dove la ti sto toccando? Sinistra, destra. Entrambe le Tutte e due, benissimo. Senti, faccio qualcosa? Ok, gambe. Sto toccando il piede. sta su o giù l'alluce? Giù. Bravissima. Sta su o giù l'alluce? Su. Bravissima. Anche qui la stessa cosa con il diapason. Sento la Vibra? Benissimo. vibrazione, sì. Vibra? Sì. Vibra? No. Bravissima. Vibra? Sì. Vibra? Sì. Benissimo. Ora passiamo a vedere, visto che Emanuela è già distesa, la coordinazione, cominciando dagli arti inferiori. Chiede Emanuela di toccarsi con il suo tallone questo ginocchio, con questo movimento, così su e giù, vai. In questo modo posso vedere se vi è un disturbo della coordinazione, cioè una dismetria. Per esempio, nelle dismetrie, Emanuela non riesce a trovare il suo ginocchio, ma va o prima oppure dopo. Con l'altro arto, la stessa cosa di qua, su e giù, precisa sul ginocchio, su e giù, ancora, brava. Adesso rimettiti seduta che facciamo la stessa prova della coordinazione agli arti superiori. Quindi chiede Emanuela di toccarsi col suo indice, il suo naso, precisa, precisa, avanti e indietro, prima ad occhi aperti, brava, occhi chiusi, un po' più veloce, bravissima, con l'altra mano. Anche in questo caso, se non l'hai preso, anche in questo caso, se ci troviamo di fronte a una dismetria, per esempio, Manuela non riesce a trovare il suo naso, non riesce ad andare precisa sempre sulla punta, ma alcune volte sbaglia. Ok, come ultima parte dell'esame neurologico andiamo a vedere i riflessi, cominciando dai riflessi degli arti superiori. Cominciamo con il bicipite, si mette il pollice sull'attaccatura distale del bicipite, con il martelletto si dà un lieve colpo e si assiste alla contrazione del bicipite e dell'arto. Ok, si sente oltretutto la contrazione al di sotto del pollice. Questo è il riflesso bicipitale. Facciamo anche il riflesso tricipitale. Che bei riflessi c'è Manuela. Ok, poi il riflesso brachioradiale. Si colpisce in questo punto che è l'attaccatura del riflesso del muscolo brachioradiale e infine il cubito pronatore. Ponendo due dita sul polso e dando un lieve colpetto si assiste alla contrazione e alla rotazione dell'arto. Ovviamente i riflessi devono essere simmetrici bilateralmente. Passiamo a vedere i riflessi agli arti inferiori, cominciando con il riflesso del quadricipite. Chiede Manuela di stare il più morbida possibile, rilassata, quindi si va a colpire il tendine rotuleo e si vede quella che è l'estensione della gamba sulla coscia. Ovviamente deve essere bilaterale e simmetrico. Benissimo. Passiamo al riflesso achilleo, quindi piccoli colpi sul tendine d'Achille, si assiste alla flessione del piede. Come ultimo riflesso che andiamo ad esaminare adesso è il riflesso cutaneo plantare che quando è normale, come lo sarà in questo momento, si fa quindi strisciando un oggetto più o meno appuntito sulla pianta del piede, si assiste alla flessione delle dita. Esatto. Quando invece è patologico, prende il nome di riflesso di Babinski e corrisponde ad una quadriplegia
quando io striscio, ad una estensione degli alluci, dell'alluce, e corrisponde a una lesione centrale. Abbiamo visto l'esame neurologico generale, non abbiamo visto altri esami neurologici più particolari come quelli che si fanno nei pazienti affetti per esempio da morbo di Parkinson oppure nelle distrofie muscolari o nelle sclerosi multiple. Comunque vi ringrazio molto di aver visto questo video e per qualsiasi domanda potete utilizzare i canali che vedete in sovraimpressione. Grazie.